ti sei ripreso la maglia da titolare dopo che con la squalifica tu ad Olbia Pierno aveva fatto molto bene e hai messo il punto esclamativo con il gol che ha chiuso la partita. No, assolutamente, comunque sia Roberto è un grandissimo giocatore, io solo ho portato quello che devo fare alla squadra e sono contento assolutamente per il gol. Sesto posto perché avete scavalcato la Juventus Next Gen, affronterete il Pontedera. Insomma, che mi dici? Visto che se ti dico Pontedera qualcosa ti viene in mente, per i pochissimi che non lo sapessero, Lorenzo Milani, ex Pontedera. No, sicuramente ci ho lasciato un pezzo di cuore, però anche nelle due partite che abbiamo fatto in campionato comunque sì, ho cercato di portarli del filo da torcere, quindi speriamo bene. Che playoff ti aspetti per il Pescara? Sicuramente un playoff dove cercheremo di vincere tutte le partite e cercare di arrivare il più lontano possibile. Il Pescara di questa sera dove è cambiato rispetto al Pescara visto con l'Ancona? Solo il piano tattico, nel senso che l'Ancona non vi ha concesso la profondità, domenica scorsa si è chiusa ed è ripartita dietro la prima linea difensiva del Pescara, oppure qualcos'altro? No, siamo stati bravi nell'atteggiamento, nel cercare di lottare su tutti i palloni, comunque sia loro hanno fatto una partita sporca, ce l'aspettavamo, e siamo stati bravi nell'essere aggressivi nei loro confronti e poi il risultato ci ha dato una mano. Io do l'auricolare a Lorenzo Milani per le domande da studio, così possiamo chiudere poi il nostro collegamento con Diego Martelli qui dallo stadio Recchioni di Fermo. Sì, lo salutiamo. Intanto questo, se non vado errato, per te Lorenzo è il terzo gol, no? In campionato, Pontedera, Rimini e quello di oggi, no? Se non ricordo male. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. La domanda di Paolo Toro. Buonasera Milani, dal suo punto di vista, dopo questo assestamento che c'è stato con l'avvento del cambio della panchina, con l'avvento di Cascione, quali sono state le cose, gli elementi che sono cambiati e quali prospettive diverse avete ora per i playoff, che come si sa insomma è un torneo nuovo che riparte da zero? Sì, buonasera intanto. E niente, praticamente il mister è arrivato e subito ci ha cercato di dare un approccio più difensivo e cercare di compattarci sia in campo che di gruppo. E questo sicuramente ha portato dei benefici che nel lungo andare può aiutarci molto. Faccio l'ultima, Lorenzo. Pescara in trasferta, se guardiamo la classifica finale, è dopo il Cesena il secondo miglior attacco del campionato. In casa fa un po' fatica. Pescara, se dovesse succedere qualcosa di clamoroso nel primo turno, deve andarsi a prendere la qualificazione alla fase nazionale vincendo in trasferta. È un aspetto da non sottovalutare questo, che siete una squadra da trasferta. No, vabbè, assolutamente, comunque sia, noi dobbiamo lottare su tutti i palloni e ogni partita dopo partita allo stesso modo, quindi quello che verrà, verrà.